Ma io mi sforzo di essere libero, poi non lo so se ci riesco fino in fondo, però credo che è una cosa che ho sempre fatto per tutta la mia vita, da quando ero proprio un bambino fino ad oggi, che ho 54 anni, è stato sempre un cercare costantemente e continuamente di garantire la mia libertà. Diventare se stessi. Camus diceva diventare se stessi. Diceva che il senso dell'esistenza di un uomo, scusa il gioco di parole, è proprio quello, no? Diventare se stesso. Uno dice, ma prima dovremmo saperlo cosa siamo. Ma invece è proprio questo nel diventarlo che lo scopriamo, e poi a un certo punto te ne rendi conto che quello che sei è quello che sei diventato, se quello che sei diventato è te stesso o no. Io dico sempre che all'anarchia ci sono arrivato attraverso Cristo, qui sai, è strano, però fondamentalmente credo che le cose che oggi dico, faccio, le cose in cui mi impegno, da anarchico, da libertario, fondamentalmente sono le cose che ho sempre inseguito nella mia vita, e cioè scoprire che io sono libero insieme agli altri. Che la maggiore difesa della mia libertà è la difesa della libertà degli altri. Furia è un po' come nelle arti marziali, no? Devi ripetere dei movimenti, quei movimenti diventano naturali per il tuo corpo. C'è una memoria muscolare. Il corpo impara, i muscoli imparano dai movimenti. E sempre nelle situazioni in cui si attivano, riproducono le cose che hanno imparato. Ora, probabilmente quello che avviene con la musica è che se tu coltivi un'attitudine, questa attitudine verrà automaticamente a guidare pure
la musica che scrivi, ma non solo la musica che scrivi, il modo in cui la scrivi, l'attenzione verso i materiali che usi, il rapporto con i tuoi musicisti. E in questo modo la musica, la tua musica cambia, ma perché cambiano anche, come dire, anche l'attenzione verso gli stimoli. Io, per esempio, per tanto tempo ho scritto parlando di me stesso, no? Prendendomi quasi come... Era come se l'unico stimolo venisse dalle cose che provavo. E forse guardavo gli altri attraverso me stesso. A un certo punto ho cominciato a cercare degli stimoli invece nelle cose che succedevano, nelle persone che incontravo. E ad avere degli stimoli attraverso l'altro, attraverso le storie degli altri. E magari andare a cercare me stesso, quel me stesso che io non conosco, o quel me stesso che sto cercando attraverso le storie degli altri. Questo è uno dei modi in cui è cambiata la mia musica, questo è uno dei modi in cui è cambiato il mio modo di scrivere. Mi rinnamoro di te. Solo ti amo alle tue gambe nude che battono il tempo di rinnamorarmi di te. Quelle dita nervose trascorrono a scatti. Apparente quiete, perché lo scultore antico ha rappresentato la contraddittorietà, potremmo dire, di questo semidio Ercole, che nota tutti, tutti sanno che Ercole è anche un, come dire, un nome comune, la forza erculea, ma questo lo capisce chiunque. Però Ercole è un emblema interessante nella mitologia, perché è un eroe potentissimo, ma anche un criminale in qualche modo. Il racconto mitologico gli fa compiere una serie di azioni che sono stranamente e costantemente miste di abiezione e di sublime. La tua spina dorsale si inarca e disegna la schiena Ma, che lo frega. come ti dicevo, i camminanti sono un collettivo aperto. E la base del lavoro di questo collettivo è che ognuno abbia la più assoluta libertà di lavorare con lo strumento che sceglie di suonare, che decide di suonare. Non necessariamente nei camminanti chi suona la chitarra suona sempre la chitarra. Anzi, spesso e volentieri diventa un batterista o altre volte prova a soffiare dentro canne di bambù. Insomma, non c'è un ruolo preciso. Ma questo perché quello che fai appunto in un progetto come Camminanti è praticare l'attitudine che hai come musicista, prima ancora che musicista, prima ancora che strumentista di un particolare strumento, no? Prima ancora che suonatore di un particolare strumento. E la pratica anche, diciamo, dell'attitudine, ma soprattutto anche della libertà. Difficilmente io dico a qualcuno del collettivo cosa suonare. Sarei falso se dicessi che alla fine non scelgo, certo che scelgo su una serie di cose provate e liberamente seguite da tutti. Poi sì, mi riservo forse questo unico privilegio, quello di scegliere alcune delle cose. Però il concetto è proprio quello lì: sentirsi liberi di poter prendere la mia canzone e farne in qualche modo quel che si vuole, fino a trovare quello che la canzone vuole, che resta per me la cosa più importante, sempre e comunque. Allo tempo l'operatore nasce torto e chiama ragione. Ma la va, fuori da sogno ce ne fa. Ma la va,
mi fece il legno di menno la mara, da cengo pa me c'è tutta la scuola, da cengo pa me c'è capi na vita, da cengo pa me e sfida. Passo co passo lo faccio fuoriare. Questi qua sono polloni di arancio amaro, cioè arancio selvatico. Vengono usati per la costruzione dei bastoni che si usano in questa forma di scherma tradizionale siciliana che si chiama paranza rotata. Ho cominciato a fare questa scherma credo 5 anni fa col maestro Alfio Di Bella di Riposto. E sul maestro Alfio Di Bella e sul bastone ho scritto pure una canzone che si intitola Cinque Palchi, che sarebbe appunto la lunghezza, diciamo, tradizionale di questi bastoni. 5 palchi, più o meno 1,20 m. Mi piace perché, come mi piacciono tutte le pratiche improduttive in questo secolo in cui tutti devono produrre per forza denaro. Queste pratiche invece non producono denaro, ma producono disciplina. L'unica disciplina che da un attimo riesco ad accettare, quella dello studio di se stessi. Da cinco bambe e spini, sonno la sonno tu falle. Questo è il Teatro Coppola. Il Teatro Coppola è uno spazio che abbiamo occupato circa 6 anni fa, sull'onda di quella che sono state un po' le occupazioni dei teatri partita con l'esperienza del Teatro Valle di Roma. Noi l'abbiamo occupato forse rimanendo nel solco di quella che è stata la storia di questo teatro, appunto voluto dai cittadini e a un certo punto difeso fra la prima e la seconda guerra mondiale da una compagnia di filodrammatici che chiesero al comune di potersene occupare, qui un'autogestione anti litteram. Noi siamo entrati come collettivo di artisti, collettivo che includeva musicisti, attori, registi, fotografi, videomaker. Siamo entrati e lo abbiamo in qualche modo ricostruito. Sicuramente non è così come non era così come adesso. Ci abbiamo lavorato e continuiamo a lavorarci ogni giorno, ma soprattutto ne abbiamo fatto un'occasione di esperienza, un luogo di incontro, un luogo di attraversamenti. È un laboratorio, che è la cosa più importante. È un laboratorio in cui quello che sperimentiamo non sono soltanto, come dire, delle idee o delle soluzioni o delle strade artistiche, ma soprattutto modelli di gestione. In una parola si potrebbe dire che è uno spazio di libertà. Poi sì, sono pastori. Cioè. Questa cosa delle lingue, dei gruppi di minoranza mi affascina moltissimo. Ma in generale, no, le differenze linguistiche, il fatto che la lingua sia una delle prime cose che viene attaccata quando si vuole o colonizzare o fare scomparire un popolo, una cultura.
sono arrivato al siciliano. Mi viene da dire forse perché stavo cercando il blues. Volevo trovare qualcosa che fosse viscerale, come erano viscerali quelle cose che sentivo, non so, da Robert Johnson piuttosto che da Skip James, da Charlie Patton, da Blind Lemon Jefferson. E volevo che questa visceralità fosse anche mia. E non sapevo come arrivarci, ci stavo girando attorno, ci giravo attorno. Per tanti anni ci ho girato intorno. E poi a un certo punto mi sono accorto che forse dovevo andare indietro, no? Dovevo spingermi oltre nell'andare indietro, cercare un suono, una lingua che fosse mia, non perché l'avevo imparata a scuola, per cui non un sistema che avevo imparato a scuola, ma che mi appartenesse da prima. E quella lingua non poteva essere altro che il siciliano. Ma a Berlino ci sono arrivato nel 90, il muro era caduto da poco. Noi eravamo quattro siciliani, due ragazzi e due ragazze, che suonavamo in una band, si chiamava Quarter of the Shadows. Siamo arrivati a Berlino Est in questa situazione assolutamente irreale. Sembrava una città abbandonata, il muro era caduto, tanta gente era andata via. E c'erano un sacco di palazzi vuoti, ricordo. Per cui era molto facile scottare, entrare, prendere un appartamento, vivere. Come noi, in quel momento a Berlino arrivava gente da tutte le parti del mondo, per cui c'erano australiani, giapponesi, inglesi, francesi. E noi abbiamo vissuto in una specie di dimensione di sogno, no? In cui stranamente per alcuni mesi, cioè nel momento in cui, per quei mesi in cui ancora non era chiaro come la Germania si sarebbe riunificata, ma era chiaro che la DDR era finita, Berlino Est era diventato questa sorta di terra di nessuno, dove tutto era possibile, dove le nazionalità si incontravano, dove appunto ragazzi che venivano da tutte le parti del mondo si conoscevano, parlavano una lingua che era strana, anche lì torniamo alla lingua, una lingua che non era tedesco, non era inglese, non era francese, non era spagnolo, ma era un po' di tutte queste lingue messe insieme. Per cui se ci arrivi a 20 anni in una situazione del genere, è una botta. Noi arriviamo là perché vogliamo fare i musicisti, arriviamo là perché vogliamo vedere cosa succede in tempo reale nella vita, no? In quello che tu prima hai chiamato mito. Ecco, noi non volevamo più avere il mito, volevamo stare nelle cose. E per cui siamo arrivati lì, perché volevamo stare nelle cose. E in questa situazione di, come si direbbe, di melting pot, in cui appunto le lingue si mescolavano, in cui le identità non erano più così precise, no? Erano, anzi, scivolavano l'una nell'altra. Ci sono capitati degli incontri, uno di questi è stato appunto suonare in apertura del concerto dei Nirvana, quando uscì Nevermind, che capisco, mi rendo perfettamente conto, ma l'ho capito dopo, che per quelli che vivevano in quel momento in Nirvana come un fattore generazionale, cosa che per me non era. E per la generazione che è arrivata dopo, che ha visto in Nirvana appunto come mito, mi rendo conto perfettamente che sapere che noi avevamo suonato, no, ma sì, non abbaiare, abbiamo suonato con Nirvana, crea un po' quest'area, aura di... Cazzo, hanno suonato insieme a Nirvana, ma che cosa succede che canta questa? ¿Cómo
se ste robe mi tenessero lontano, amore, amore. Non voglio robe pecciatare. Ciatare del ricordo per luare del suo scanto, amore, amore. Che non espiro.